Cercherò di essere il più conciso possibile sulla seconda parte, cioè su quali sono gli strumenti che l'iniziativa si propone per risolvere questa problematica. Prima di passare a questo, giusto un paio di considerazioni. Uno è che evidentemente questo è un sistema che non fa altro che aumentare continuamente il livello del debito. E questo è un grande problema, questo ci rende sotto un certo profilo schiavi, perché dobbiamo sempre pagare interessi su qualcosa, oppure la spesa pubblica aumenta, quindi ha un impatto direttamente su di noi. In secondo luogo, il debito mondiale complessivo pubblico e privato dalla crisi del 2008-2009 è aumentato del 25%, quindi non è diminuito, è aumentato ancora. Diciamo che in parte sono le banche centrali che si sono sostituite alle banche private. Ma in questo sistema, visto che c'è la costante ricerca del profitto, le banche non possono far altro che continuare a creare denaro tramite la cessione del debito. Quindi non c'è altra soluzione. Allora, detto anche che l'80% di tutto il nuovo denaro creato va a finire sui mercati finanziari e non nell'economia reale, e questo è un dato importante, cos'è che noi possiamo fare per limitare i danni che sta creando un sistema che sembra si stia avvicinando ad un momento critico? L'iniziativa propone sostanzialmente tre misure. Primo, solo la Banca Nazionale Svizzera può emettere denaro di qualunque tipo esso sia. Due, la Banca Nazionale Svizzera emette denaro esente da debito. 3. Tutti i conti correnti, cioè i conti a vista, devono essere tenuti fuori dal bilancio delle banche. Allora, ripassiamoli brevemente in rassegna. 1. Solo la Banca Nazionale Svizzera può creare denaro. Perché? Perché è l'istituto preposto a controllare la crescita monetaria, in Svizzera. Lo hanno deciso i cittadini svizzeri, anche se nel lontano 1891, ma non c'è stata nessun'altra iniziativa che abbia disposto il contrario. Quindi solo la BNS può emettere denaro. Due, perché lo emette esente da debito? E qui il ragionamento è un po' più fine. Il denaro che viene creato ogni anno dovrebbe corrispondere al valore della produzione di un paese in un dato anno. Fatta questa premessa, è evidente che il denaro deve essere creato prima che avvenga la produzione, perché bisogna mettere le persone in grado di spendere o i soggetti in grado di spendere questo denaro. Quindi questo denaro non può che appartenere alla collettività, perché non possiamo noi decidere chi è che creerà la maggior parte della ricchezza prima che questa venga creata? Saranno i cittadini o la collettività a decidere come spendere questo denaro. E come avverrà la distribuzione? La creazione è semplice: la Banca Nazionale Svizzera crea denaro, ma com'è che lo mette in circolazione? Il modo in cui lo metterà in circolazione lo deciderà il Parlamento svizzero. Il Parlamento deciderà come dovrà essere speso questo denaro. Esempio, tramite il finanziamento della spesa pubblica, tramite la riduzione del debito pubblico, statale, cantonale, eccetera, tramite il finanziamento di progetti infrastrutturali, tramite il finanziamento della VS, che sarà un problema molto grande negli anni a venire, piuttosto che destinarlo direttamente ai cittadini. Oppure potrà esserci una combinazione di queste varie possibilità. Quindi è importante capire che sarà il Parlamento a deciderlo. Allo stesso tempo la Banca Nazionale Svizzera però potrà concedere a sua volta prestiti alle banche perché possano agire finalmente da intermediari e possano concedere prestiti a chi ne farà richiesta. E
È evidente che a loro si assumeranno un ruolo, dovranno svolgere un ruolo importante, perché se potranno fallire in virtù del fatto che non potranno usare i soldi sui conti correnti per salvarsi, è evidente che dovranno fare molta attenzione a come destineranno questi loro soldi, perché li dovranno restituire alla BNS. Quindi creeremo un sistema che sarà più dedicato all'economia reale di quanto non sia oggi, che è molto più dedicato all'economia finanziaria, perché nell'economia finanziaria si guadagna di più, non c'è niente da fare, ma il rischio è anche maggiore, perché sappiamo che se il guadagno è più alto, anche il rischio è più alto. Quindi è importante questo aspetto, che le banche diventino più responsabili nel modo in cui loro concedono i prestiti, perché le dovranno restituire. Vedo che lei scuote la testa e sarei molto interessato a sentire il motivo per cui... Sì, molto sarei... No, mi sto chiedendo se tutto questo non porta a un inasprimento delle regole già molto strette oggi per la concessione di crediti da parte delle banche private all'economia reale. Il problema è che oggi stiamo subendo le conseguenze della crisi finanziaria che è iniziata nel 2008. Il motivo per cui le banche non prestano soldi e quindi sono sostituite dalle banche centrali è perché hanno paura di non recuperare i loro crediti. Allora, col sistema, con la riforma moneta intera, l'idea è di creare un sistema economico che cresca in maniera costante, senza più avere questi cicli esasperati in salita o in crescita. Quindi eliminando quella ricerca costante del profitto e quindi l'emissione del debito, anche questo aspetto del ciclo economico si riduce per forza. Non diciamo che questo si annulla, che improvvisamente l'economia continuerà a crescere a ritmi stabili, ma certamente si ridurrà l'ampiezza di questi cicli ascendenti e discendenti, e questa è la cosa importante. E soprattutto le banche, che vorranno comunque continuare a guadagnare, i prestiti li dovranno fare perché su quello guadagneranno un margine di interesse, e lo faranno verso quei progetti che daranno le maggiori garanzie di poter essere rimborsati, perché allora a quel punto diventa importante essere rimborsati. Ecco perché si inaspriranno le regole per la concessione. Ma il punto è non la concessione a crediti finanziari, cioè la speculazione edilizia. Certo che siamo tutti d'accordo nel volere contenere o limitare la speculazione edilizia, ma è diverso dal fatto di uno che si compra la prima casa. È diverso. Quello che invece fa una speculazione per guadagnare tanto è evidente che sarà messo nella condizione di o pagare tasse di interesse più alti oppure di non ricevere questi finanziamenti, perché sono proprio questa costante ricerca di progetti speculativi che porta a questi cicli. E chi è che andrà a differenziarne queste regole? Le banche. Le banche stesse dovranno loro dire: io voglio guadagnare, ma voglio avere anche una maggiore certezza di recuperare i soldi. Ecco, ma ci vorrà un regolatore che sta al di sopra delle banche, perché può essere, si può chiamare FIMNA, ma si può chiamare in mille altri modi, che dovrà dire alle banche: se tu analizzi un credito per una prima casa, devi utilizzare questi termini di valutazione. Se tu analizzi altre tipologie di credito per altre operazioni, devi usare quest'altro termine. Perché se no... Se ora è difficile, barra impossibile, acquistarsi un'abitazione primaria, diventerà proibitivo in futuro, anche perché il quantitativo di denaro che sarà a disposizione per l'economia, per la concessione di crediti, diminuirà. No. Come fa a non diminuire se corrisponde solo a quanto produce il popolo all'interno? Giusto, volevo fare prima, non è sempre stato difficile ottenere credito. Non dimentichiamoci che ci sono stati anni. Adesso è difficile perché subiamo ancora le conseguenze della crisi derivante da un eccesso di creazione di denaro da parte delle banche, cioè un eccesso di prestiti che non riescono più a rientrare, perché quando si raggiunge il picco la gente non consuma più e quindi
è difficile, dopo aver fatto investimenti speculativi dove i margini erano sempre più bassi, restituire questo denaro. Quindi è una conseguenza, ma nelle condizioni normali prima di tutto non dovrebbe essere così, non dovrebbe essere questo il caso. In secondo luogo, noi non diciamo che la riforma moneta intera sia la panacea di tutti i mali. Non vuol dire che con questa riforma abbiamo esaurito il compito, il sistema si mette a posto tutto da solo e tutto andrà a posto. Sarà importante che vi siano altre riforme che seguano, perché le riforme possono riguardare tanti aspetti dell'economia. Quindi dovranno essere altre riforme, ma certamente non ci sarà né un ciclo dove ci sarà un eccesso di prestiti, come è successo in passato tante volte, né il ciclo dove ci saranno pochi prestiti come oggi, che è una conseguenza della crescita monetaria eccessiva. Quindi sarà un'economia molto più costante nella crescita di quanto non sia stato adesso, non sia stato nelle precedenti. Ma perché dice che il quantitativo di capitale a disposizione per la concessione di prestiti rimarrà uguale rispetto a prima? Secondo me, chiaramente, se questa teoria tiene, deve diminuire, perché non si crea più crediti con crediti, ma si va a creare solo crediti sulla base del capitale prodotto dalla collettività. Sì. Quello è vero, infatti gli investimenti finanziari diminuiranno. Esatto, è quello. È quello che vogliamo, però le banche, devi pensare, avranno a disposizione finalmente i soldi del risparmiatore, che potranno utilizzare quelli per concedere i crediti, cosa che oggi non fanno. Quindi in teoria dovrebbe esserci in circolazione abbastanza denaro. Se non è così, come ha detto prima Sergio, la Banca Nazionale ha sempre l'opzione di concedere crediti alle banche, quindi non ci sarà una stretta creditizia. Questo l'abbiamo assolutamente accettato. Questo fa un po' paura. Non ci sarà la situazione economica che abbiamo oggi, se facciamo una stretta, ulteriore stretta creditizia. Non ci sarà. Arrivo al terzo elemento, così rintroduco quell'aspetto lì. Ancora un'osservazione. Perfetto. Giusto brevemente, oggi i conti correnti, i conti a vista, fanno parte del bilancio della banca. Vuol dire che se la banca dovesse fallire per qualunque motivo, i creditori possono aggredire i soldi che il correntista pensa di aver messo in tutta sicurezza nella banca. Ad esempio, i conti titoli sono tenuti esternamente al bilancio delle banche, quindi sono salvi in caso di fallimento. Allora uno si domanda: perché i miei soldi che ho guadagnato col duro lavoro io devo rischiarli mettendoli in banca, quando invece ho l'impressione che siano in assoluta sicurezza? Con la riforma i conti correnti non saranno più a rischio. Altra cosa invece per i conti di risparmio. I conti di risparmio, cioè quelli remunerati ad un tasso di interesse, potranno essere utilizzati dalle banche per concedere prestiti. Cioè quello che doveva essere l'attività di intermediazione che ci insegnano a scuola o che pensiamo che sia vero, non è vero, ma lo sarà con la riforma. Quindi a quel punto ci sarà sia la Banca Nazionale Svizzera che potrà concedere prestiti, soprattutto nei momenti magari di maggiore stretta creditizia eventuale, come facevi riferimento te, ma soprattutto le banche potranno utilizzare il risparmio dei clienti e quindi agiranno da intermediari e dovranno rispondere al cliente della loro capacità di rientrare sui prestiti concessi. Questa è la cosa fondamentale. Prego, fai pure la... No, io osservavo solo una cosa, perché tu mi dici giustamente che la stretta creditizia, o diciamo la severità con la quale vengono valutate certe richieste di credito oggigiorno, sono ancora un po' rimembranze della crisi economica del 2000. Certo, certo. Ci credo, ma fino a un certo punto. No. Perché secondo me dietro ci stanno, e sto parlando del mercato svizzero, delle lobby ben più potenti che manovrano, che sono presenti trasversalmente da destra a sinistra in tutto il Parlamento, e per questo che nessuno li ostacola, perché avanzano su tutti i fronti, che sono per esempio le casse pensioni che sono proprietarie di migliaia di appartamenti, che hanno visto il popolo svizzero piano piano, con la situazione dei tassi di interesse, passare da un popolo
al 70% inquilino, 30% proprietario, non si sono invertite le proporzioni, ma si sono avvicinate, giusto, in modo importante. Giusto. Loro hanno capito che questo era un problema, perché voleva dire non più riuscire a piazzare uno dei loro prodotti principali sul mercato, cioè l'appartamento in locazione, e si sono mossi all'interno delle varie istituzioni politiche svizzere, in modo anche, a mio modo di vedere, subdolo, affinché il Consiglio federale, tramite la FIMNA, implementasse delle regole di valutazione del credito anche per la prima casa, soprattutto per la prima casa, eccessivamente severe, eccessivamente complicate, mascherandole da provvedimenti che vanno a salvaguardare i soldi che noi abbiamo nelle nostre casse pensioni, che non è vero, e mascherandole anche da provvedimenti per evitare l'eccessivo indebitamento del privato rispettivamente della famiglia nella nostra società. Anche questo da tenere in considerazione, a sì, mio modo di vedere. No, è sicuramente così, è certo che cambieranno con la riforma moneta intera, qualora dovesse entrare in vigore, cambieranno un po' tutti gli equilibri. Queste famose lobby avranno, cioè ci sarà un riequilibrio generale, ma quello che secondo me è centrale rispetto a questa riforma è che tutto il denaro creato dalla BNS deve essere messo esente da debito, perché appartiene alla collettività. Questo è il punto centrale, è il punto democratico che rende questa riforma estremamente democratica, che vuole una società più giusta e che finalmente mette fine ad una situazione in cui un piccolo comparto del settore privato beneficia di vantaggi enormi rispetto a tutto il resto del comparto, comprese le aziende private, le aziende che se falliscono, falliscono e non vengono mai salvate dallo Stato, salvo in occasioni, però abbiamo visto tante banche che sono state salvate dallo Stato, guardiamo l'UBS in particolare durante la crisi non lontana del 2008-2009, quindi diciamo sono situazioni che si è fatta le palline d'oro col salvataggio UBS, che ci abbia poteva andar male ci è andata bene. È andata bene, diciamo che è come giocare un po' alla roulette, è come una lotteria, perché se gli Stati dipende con quello che fanno gli Stati Uniti, perché se gli Stati Uniti la Fed non avesse salvato le banche americane sarebbe saltato tutto il sistema, ma voglio dire, funziona magari una volta, ma la seconda volta non funziona più. Quindi dobbiamo trovare prima i rimedi ad una situazione potenziale che si può presentare nuovamente, dove non ci saranno più le stesse condizioni. Quindi direi che da questo punto di vista la riforma ha un suo senso, una sua validità. L'ultima cosa che vorrei dire è che non siamo i soli in Svizzera a portare avanti un discorso di questo genere. In tutto il mondo ormai ci sono movimenti affermati, anche più grandi dei nostri, che purtroppo però non hanno un vantaggio che in Svizzera abbiamo. Il referendum. Il referendum lo possiamo avere in Svizzera, quindi si può votare, in altri paesi questo non è possibile. Ed è per questo che tutti ci guardano per vedere che se passasse da noi si avrebbe un effetto a catena in tutto il resto del mondo, perché come prima cosa il fatto di avere una riforma così che rende il denaro più sicuro vuol dire un influsso enorme di denaro dall'estero, che avrebbe degli effetti diversi anche indesiderati, che possono essere poi compensati in altro modo, che però comunque è importante, darebbe il via ad una valanga di cambiamenti in tutto il mondo. Grazie della partecipazione. Grazie a voi. Vorrei aggiungere una cosa in merito alla crisi del 2008. La crisi lì si è fatta sentire quando le banche non si fidavano più a vicenda tra di loro. Questo sono d'accordo. No? E proprio perché il denaro che le banche creano non è il denaro della banca centrale, ma è il denaro che loro creano. E le altre banche lo sanno questo, chiaramente. E quindi nell'ambito del traffico dei pagamenti, le banche si concedono continuamente crediti a vicenda. Ed è anche in questo modo che possono creare denaro. Cioè, una banca da sola potrebbe creare denaro solo se avesse il monopolio. Invece nel complesso, insieme, le banche possono farlo, perché si compensano. Uno
no? Denaro va da una banca all'altra e dall'altra banca va a questa. E la crisi è avvenuta quando le banche non si fidavano più del denaro dell'altra banca, no? E questo con cessione del rischio di credito che diceva lui fa parte anche di questa filosofia. Sì, sì, però questo con la moneta intera non potrebbe più accadere, perché tutto il denaro della banca nazionale, se c'è un traffico di un pagamento va da una banca all'altra banca, quell'altra banca sarà ben lieta di prenderli perché è denaro della banca nazionale. Quindi non, anche le crisi verranno, non dico evitate, ridotte di intensità. Il rischio sarà molto minore di avere una crisi come nel 2008, se ci fosse dappertutto. Chiaramente quella è una crisi globale, però perlomeno in Svizzera al momento possiamo farla e rendere il sistema finanziario e economico più stabile. C'è un'ultima, giusto un'ultima considerazione, qual è il ritorno concretamente in termini di denaro per il cittadino? Il ritorno è stato quantificato perché il fatto che la Banca Nazionale Svizzera emetta denaro per andare a pagare il finanziare la spesa pubblica, ad esempio, significa che il costo della spesa pubblica per il cittadino diminuisce. Vuol dire che l'ammontare di tasse che vengono pagate diminuisce. A quanto ammonta il risparmio fiscale? È stato fatto un calcolo molto semplice e si può fare. Nel corso, nell'arco di 10-15 anni, il risparmio fiscale per cittadino complessivamente di 50.000 franchi circa, che sono 4.000 franchi all'anno. Non è una cifra esagerata, però permette di pagare tranquillamente la cassa malati a una famiglia di 4 persone, che voglio dire, già sarebbe un risparmio non da poco. Quindi c'è un ritorno anche concreto, tangibile, di questa riforma. Bene, complimenti, grazie. Prego, grazie a voi, grazie a voi, grazie.